vedere 6 dei prodotti che più ho amato di Lush, che ho acquistato qualche settimana fa a Milano, e tra l'altro con Matteo, che saluto. Ciao Matti, spero di venirti a trovare presto. E allora, sono stata da Lush Milano Centrale e ragazze, bellissime, è vero che comunque tutti i Lush sono veramente bellissimi. Peccato, ahimè, che a Palermo non ci sia Lush, io spero sempre, male che vada, ragazze, prendo un aereo e raggiungo i Lush a me più o meno vicini. E allora ragazze, visto che ci stiamo un po' avvicinando nel periodo natalizio, vi faccio vedere qualche ipotetico regalino che può piacere sia agli uomini che anche ovviamente alle donne. Agli uomini insomma ne ho più che altro uno di prodotto. E allora, di questi 6 prodotti, sì, sono praticamente 6, vi faccio vedere anche un Furoshiki, veramente molto molto carino, credo di averlo acquistato intorno alle 5 euro, qualcosa meno. E praticamente, cos'è il Furoshiki? È praticamente un enorme foulard in stoffa, ricreato con le bottigliette riciclate di Lush, quindi veramente, veramente molto molto carino. Io ovviamente, in concomitanza all'arrivo del Natale, ho scelto di acquistare questo cerbiatto, questa mini renna molto molto carina che spero vi piaccia. Fa un profumo, ragazze, incredibile, perché giustamente in valigia ricca di prodotti Lush vi lascio immaginare. E allora ragazze, vi faccio vedere per prima cosa uno spumante da bagno. È tra i miei spumanti da bagno preferiti. Cos'è uno spumante da bagno? Allora, e praticamente può avere differenti forme, differenti varianti. In questo caso è una sorta di, sembra quasi un cioccolatino kiss, forma di bacio americano, però dal profumo di panna e fragola e dal profumo di, e dalla forma di montagnetta bianca e rosa. Allora ragazze, se anche voi come me siete amante del candy candy, che è quel sapone rosa fantastico che sa veramente di caramella, ma non quella caramella dal profumo di fragola molto forte, ma un profumo unico. Quando sento candy candy, quando sento anche questo spumante da bagno, il Pink Mountain, mi sento veramente al Luna Park. Allora ragazze, questo qui praticamente nient'altro che è una sorta di bagno schiuma solido. Può essere utilizzato differenti volte, lo prendete, lo rompete, lo sbriciolate nella vasca se avete la vasca, ma qualora non abbiate la vasca non demordete, perché potete prendere, potete strappare un po' di spumante, lo bagnate, inumidite, potete anche passarlo, comunque utilizzarlo sotto la doccia. Ragazze, io non ho nemmeno la forza di utilizzarlo perché profuma che è veramente una meraviglia, quindi sicuramente lo lascerò nei cassetti, niente, è veramente, veramente molto buono. Poi, per quanto riguarda sempre il profumo da fata, profumo di caramelle, vi faccio un po' vedere le relative profumazioni per quanto riguarda una polverina fantastica ed un balsamo corpo. Per quanto riguarda anche questo balsamo corpo, sicuramente farò una review nel mio blog. A proposito del blog, vi do una piccola informazione: il mio blog ha cambiato tra virgolette un po' l'indirizzo, quindi vi scrivo nel box informazioni il nuovo indirizzo, è la beautypassion.stylegirl.it. Quindi spero che, diciamo che è molto simile a quello precedente, però ci sono delle innovazioni e un po' più innovativo. Comunque sotto, sempre commentatemi, fate un po' sapere cosa ne pensate. Ritornando ai prodottini, questa praticamente è una polverina. Allora, la grandezza è di 70 grammi, una polverina che sa anch'essa di caramelle, di fragola, di dolce, ma è anche una polverina glitterata. Non so se le luci mi aiutano, però comunque vi assicuro che il profumo è simile a Candy Candy all'incirca, ma è veramente perfetta. Io niente, mi spalmo spolvero polverina sempre e ovunque. Il balsamo corpo, quindi questa, la polverina Fairy Dust, il balsamo corpo è Snow Fairy.
E allora, ha la stessa identica profumazione, cambia la consistenza e la funzionalità. Se voi magari ragazzi, anche ragazzi, perché no, siete troppo pigri, quindi dopo la doccia magari non riuscite ad applicare una crema corpo perché vi scoccia, perché non avete tempo, questo è un balsamo corpo, è una sorta di crema che si utilizza sotto la doccia. Quindi utilizzate il doccia schiuma, dopodiché prelevate una quantità di Snow Fairy, lo massaggiate su tutto il corpo, risciacquate, tamponate e l'effetto è come se aveste già applicato una crema corpo. Ragazze, il profumo sa di vaniglia, cacao, fragola, una goduria. Andate nel più vicino. E allora, per quanto riguarda sempre le profumazioni dolci, niente ragazzi, oggi sarò un po' ripetitiva, ho quasi terminato The Comforter, è una crema doccia che profuma di ribes, bergamotto e di cipresso. E allora, per quanto mi riguarda, infatti questo me lo disse Matteo, sa di fragolina di bosco, sa di fragolina di bosco, il colore è meraviglioso perché è un color viola fantastico, quindi se vi piacciono i frutti di bosco, se vi piacciono le creme docce coccolose, fruttose, fruttate, questo è ottimo. Allora, io ho preso sempre la size piccolina perché in aereo, purtroppo, ahimè, sapete che non si possono portare i prodotti superiori ai 100 ml, quindi ho preso il 100 ml. Allora, penultimo doccia schiuma, questo è veramente molto bello, difficile da molto difficile da descrivere, ma ci proverò. Non so la pronuncia, perdonatemi sempre, Yuzu and Cocoa. Allora, una crema doccia che, vi dico cosa dice... Giurin giurello, non potrà resistere al suo profumo, tanto per dire, contiene assoluta essenza di cacao e tonka con arance yuzu, bergamotto, pompelmo e pompelmo per il buon umore. È proprio vero ragazze, quando lo sentii in bottega non riuscivo a capire di che profumazione fosse composto questo, questa crema doccia. E allora sa di bergamotto, di dolce ma anche di arancia, è di cacao, quindi è un mix veramente molto molto concentrato e secondo me è adatto sia agli uomini che alle donne, promossissimo, proprio lo... io penso che anche questi formati da 100 ml possano essere molto carine, magari avvolti a mo' di caramellina, anche come pensierino di Natale, perché no? Quindi basta identificare un po' il regalo, la persona a cui appunto destina il regalo, è una piccola mini size anche Lush, penso che possa rendere felice. Ma andiamo al top. Questo qui invece me lo consiglio il mio amico Alessio, quindi io sono andata dritta ad acquistare questo, però poi ho preso questo e anche altro. Non so se voi, se siete avanti Lush, qualche anno fa, se non erro 2-3 anni fa, uscì una gelatina da doccia che prendeva il nome di ghiaccio bollente. E adesso non sta più insomma sul mercato, però c'è un prodotto simile, se non dire uguale. Secondo me la Lush ha trasformato la gelatina ghiaccio bollente in un praticissimo formato da gel doccia. E allora ragazze, questo è veramente unisex, nel senso che tutti lo possono utilizzare. Io sì, amo le profumazioni dolci, lo avete visto perché praticamente ho comprato quasi tutta la linea Snow Fairy, la linea Fairy Dust, e vi dirò di più, non ho preso il Snow Fairy doccia, crema doccia, perché era sold out. Era rimasto forse solamente quando andai a Pisa la size da 500 ml, però non potevo portare. Allora, di cosa sa? Descriverlo è impossibile, dovete solamente provarlo e comprarlo, perché sono sicura che vi piacerà a tutti. Qui dice che c'è arancia, solamente arancia, ma ragazze, solo arancia non c'è. Il contenuto conta il duetto festivo di oli essenziali di lime e arancia dolce, ti farà sentire la calda energia del sole, anche se fuori piove, specialmente a Milano. Buono a sapersi, con una generosa dose di succo d'uva fresca per assaporare il brivido di una vita da nababbi senza vincere alla lotteria. Quindi, questo per dire che contiene arancia, che contiene lime, che contiene uva. Ragazzi, è una bomba. È veramente una bomba. Io quasi in automatico più o meno regalerei
se siete un po' indecise su cosa regalare, sulla profumazione, io credo che con Bubbly andate sul sicuro. Ragazzi, niente, con questa è la mia carrellata Lush, quindi anche i miei consigli per piccoli gift di Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete già acquistato qualcosa e niente, ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!